Amici del canale, buongiorno dal vostro Lino Juventus. E allora si parla di questo scambio Vlahovic-Lukaku tra Juventus e Chelsea. A parte che finché non vedo l'ufficialità, non vedo le cose fatte, non mi esprimo più di tanto. Ma come prenderei questo scambio qua? Lo prenderei in una maniera veramente dove capiamo che oggi il calcio è tutto cambiato rispetto a qualche anno fa. L'Inter prende Cuadrado, calciatore che loro hanno insultato più di tutti dei nostri. Noi eventualmente andiamo a prendere Lukaku, un giocatore che noi abbiamo insultato più di tutti a loro. Quindi su questa cosa qui voglio dire che il calcio è cambiato, che bandiere non ce ne sono più, che non bisogna più affezionarsi a calciatori, a nessuno. Ma questo io lo dico da tempo, anzi, a me non mi fa né caldo né freddo, Vlahovic o resta o se ne va, a me non mi interessa, perché è un calcio diverso, è un calcio cambiato, dove i giocatori dall'oggi al domani, oggi ce li hai, domani non ce li hai. I Del Piero, i Zanetti, i Maldini, i Totti non esistono più. Quindi detto questo, il calcio oggi è diventato business. Calcio oggi è questo, o ti continui a, diciamo, ad abituare a queste operazioni, a queste situazioni, o devi cambiare sport, non lo devi seguire più. Come lo prenderei questo scambio? Allora, sicuramente uno scambio alla pari, secondo me, ci perde la Juventus, perché tu stai vendendo un giocatore di 23 anni che può comunque avere dei margini di miglioramento, può esplodere, anche se il problema pubalgia, attenzione, non è un problema da sottovalutare. È vero che per prendere un giocatore di 30 anni nel pieno della sua maturità, un giocatore che secondo me fisicamente, anche sulla velocità, è più forte Lukaku di Vlahovic. E secondo me, vi dirò di più, farebbe anche più gol di Vlahovic alla Juventus in questo momento. Ma se andiamo a guardare in ottica futura, tra 2-3 anni Lukaku, un giocatore praticamente che va sui 33 anni a fine carriera, e Vlahovic potrebbe esplodere e avere dei margini di miglioramento. Detto questo, è una situazione dove, ripeto, io aspetto l'ufficialità e bisogna vedere questo scambio come va fatto, perché, ripeto, alla pari per me ci perde la Juventus. Se ci danno Lukaku più 30-40 milioni, allora la Juventus avrebbe fatto un affare. Quindi aspettiamo le cifre, aspettiamo l'ufficialità e vediamo come andrà a finire. Voglio ricordare che però di questo ipotetico scambio Agevole per TV, in particolare il mio fratello Leone Bianconero, fu il primo sul web a dire di questa situazione: attenzione allo scambio Vlahovic-Lukaku, e chi ci segue può confermare. E parliamo nel mese di marzo-aprile, quindi nemmeno era finito il campionato, quindi vedremo cosa succederà. Ripeto, questo è il calcio di oggi, abituiamoci a tutte queste situazioni. Un giocatore che tu oggi insulti perché gioca nella tua squadra rivale, te lo puoi ritrovare in squadra. Stessa cosa è successo con Cuadrado all'Inter, stessa cosa succederà se succede con Lukaku alla Juventus. Aspettiamo aggiornamenti, vediamo cosa succederà. Io nel frattempo vi mando un abbraccio, una buona giornata e sempre fino alla fine, nonostante tutto.